Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata del podcast Picconate di Moderati. Io mi chiamo Stefano Leanza, con me c'è Umberto di Francia. Buonasera a tutti. E abbiamo oggi il grande piacere e onore di avere con noi un ospite come Sandro Gozzi. Non è una formalità dire che non ha bisogno di presentazioni, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli affari europei dal 1 febbraio 2020, se ricordo bene. Eurodeputato di New Europe, eletto nella circoscrizione francese, con la lista Renaissance, persona di grande autorevolezza, esperienza europea, persona vicina a Emmanuel Macron, che unisce esperienza politica e competenza tecnica, eh, che offrono una grande prospettiva su alcuni dei temi che andremo a trattare in questa chiacchierata, che si articolerà fondamentalmente su due filoni. Da una parte temi più transnazionali che saranno appannaggio di Umberto, vista la sua. Peraltro parlo con due eh, persone che hanno grande ehm, esperienza anche di Francia, a di differenza mia, eh, saranno più appannaggio di Umberto, e poi ci sposteremo anche su questioni di casa, potremmo dire, nel nostro caso di Moderati, sia nel senso che parleremo più della situazione italiana, sia nel senso che ci riferiremo all'area Lib Dem, perché eh, Sandro Gozzi è stato molto attivo ed è anche proprio anche in questo periodo molto attivo anche da questo punto di vista avrà cose interessanti da dirci allora lascerei ad Umberto senza perdere tempo che tiranno eh, per le prime domande che vengono in mente da, per il nostro ospite grazie mille Stefano per l'introduzione e grazie all'onorevole Gozzi di essere con noi è un piacere io vorrei subito partire eh, su eh, tematiche che più ci stanno a cuore, eh, credo di eh, poter parlare per entrambi, e eh, ovviamente sono le eh, tematiche di politica transnazionale. Eh, Stefano ha citato l'esperienza eh, di Renaissance, eh, grazie alla quale... Eh, eh, abbiamo adesso il grande eh, vantaggio di avere un europarlamentare eletto in una circoscrizione francese che rappresenti l'Europa, non solo la Francia e l'Italia, ma eh, questo è un'incarnazione, un diciamo, di quello che è eh, la cittadinanza europea ed è eh, una cosa che ci fa molto piacere. Certo, eh, questa, ehm, questa posizione eh, di essere candidati su una lista francese, se è applicazione del diritto europeo, e dall'altro lato anche un'implicazione uh, un forte di quello che è il rapporto uh, che lega l'Italia uh, alla Francia, e impersonificato appunto uh, dalla persona di, uh, di Sandro Gozzi con l'ottimo lavoro fatto con, con Macron. Ma questa cosa ha suscitato un po' di polemiche eh, in Italia. In realtà più che altro in merito a una posizione specifica, eh, che era stata, ehm, adesso magari ci racconterei meglio come è, com è andata, Sandro. Eh, una posizione specifica all'interno del governo di Edouard Philippe che aveva fatto, eh, chissà se per invidia o cos'altro, comunque ai sovranisti nostrani non è andata eh, molto giù questa cosa. E te la senti di parlarci di, di questa esperienza, come l'hai vissuta? Sì, molto volentieri. Innanzitutto, grazie, Stefano, grazie, Umberto, per questo invito. Mi fa fatto molto, molto piacere eh, fare questa chiacchierata con voi. Partendo dalla, dalla prima domanda, beh, devo dire che eh, le mie scelte transnazionali eh, hanno scatenato almeno quattro campagne eh, contro di me. Um, e che sono cominciate già quando annunciai la mia candidatura al Parlamento Europeo che già all'epoca ci fu una violenta campagna contro di me sia di Giorgia Meloni eh, che del Movimento 5 Stelle um, Giorgia Meloni con un atteggiamento complottista eh, chiedendomi che cosa avevo venduto alla Francia per ottenere la candidatura e, cosa ridicola e i 5 Stelle non capivano nulla, addirittura avevano capito che ero candidato all'Assemblea nazionale francese, quindi c'è un post ufficiale del blog di 5 Stelle che dicevano che Sandro Gozzi è candidato al Parlamento francese. Vabbè. Però ecco, questi diciamo due esempi di populismo, uno nazionalista strutturato, l'altro è solamente populismo incompetente, sono scatenati contro di me. Eh, già durante la campagna elettorale ci sono state anche cose peggiori perché hanno, sono stato oggetto di, di, di eh, delle azioni di denunce anonime, sono state delle campagne giudiziarie che sono state fatte contro di me ovviamente sul nulla e, e infatti non c'è stato nessun seguito però è stata molto violenta la reazione che c'è stata in Italia quando ho annunciato la mia candidatura um, e poi eh, la seconda ondata eh, con tanto di attacchi mediatici e di altre storie inventate contro di me, di conflitti di interesse e via dicendo, accade, acc accadde quando eh, Edouard Philippe mi chiese di eh, diventare di fare parte del suo gabinetto ehm, per diciamo la fase iniziale della, 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 della legislatura europea ehm, e questo ha di nuovo scatenato la reazione di molti eh, anti-europei nazionalisti. Eh, Giorgia Meloni e Luigi Di Maio si, si distinsero nel chiedere che mi venisse revocata la cittadinanza italiana per il solo fatto che io esercitavo i miei diritti di cittadino europeo. Perché, come voi sapete, è dal trattato di Maastricht che ogni europeo, da prima del trattato di Maastricht che ogni cittadino europeo può essere candidato ed eletto a certe, con certe modalità. In qualsiasi Stato membro dell'Unione. Eh, ed è dal, almeno dal trattato di Maastricht che eh, qualsiasi cittadino dell'Unione può lavorare in un'amministrazione, in un governo di un altro Stato membro. La cosa, eh, eh, la cosa in Italia è invece stata utilizzata, sì, probabilmente un po', un po per invidia, un po' per, per ignoranza, un po' per nazionalismo, un po' per antieuropeismo, un po' perché. La Francia era vista dai nazionalisti, eh, eravamo al governo Conte I, come il nemico pubblico numero uno, uso le parole di Luigi Di Maio, ehm, quello che era andato a, vedere, a incontrare i gire gialli del resto. Ehm, un po' per questo, quello, diciamo, il mio incarico col governo francese eh, scatenò questa, questa campagna virulenta eh, che durò varie settimane. Eh, io nel libro che ho pubblicato in Francia, che da poco è uscito anche in Italia, che si chiama Il Bersaglio in Italia, edizione scientifica, racconto tutto questo. Eh, non è un libro solo su questo, però, eh, per chi è interessato, le prime dieci pagine sono lo, il racconto di questo, con tanto anche di eh, titoli dei giornali, eccetera. Eh, e In realtà. Um, quello che eh, volevano colpire attaccandomi è una certa idea di Europa perché i nazionalisti e i populisti eh, avevano capito percepivano che eh, dopo tutto la vera alternativa al neonazionalismo è la costruzione di un'Europa politica attraverso una vera politica transnazionale attraverso l'esercizio pieno l'incarnazione l'esercizio reale effettivo dei diritti che l'Europa ha dato ai cittadini europei, cioè il vivere pienamente la cittadinanza europea e lavorare pienamente per fare uscire la politica dalle frontiere nazionali e costruire una dimensione europea della politica transnazionale che deve riempire quel vuoto, quello scarto che c'è tra una democrazia europea che noi esercitiamo e costruiamo ogni cinque anni attraverso il voto delle elezioni europee, però a cui non corrisponde una dimensione europea della politica e il fatto di portare avanti questa idea transnazionale, di avere proposto le liste transnazionali, cioè delle liste che dovrebbero essere uniche, presentate, liste comuni a tutta l'Unione Europea, in cui donne e uomini si presentano, non per rappresentare quella regione o quel paese, ma per rappresentare visioni alternative di Europa. Eh, e anche l'idea, diciamo, di avere delle liste sin dall'inizio, composte di più nazionalità, perché dopo tutto il Parlamento Europeo si rappresentano i cittadini dell'Unione, si rappresenta l'Unione, così come al Parlamento italiano si rappresenta la nazione. Cioè non è che tu sei parlamentare unicamente di Bologna o di Lecce, tu sei un parlamentare eletto nel collegio di Bologna o di Lecce, ma sei lì per rappresentare la nazione. Poi certo che ti farai portavoce anche dell'istante della circoscrizione, però i deputati, i parlamentari italiani rappresentano la nazione e i deputati europei rappresentano i cittadini dell'Unione. Questo dicono i trattati. Ecco, i, i nazionalisti hanno capito che questo, diciamo, eh, i, 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 di incarnare, il dare corpo a quello che si è scritto nei trattati, l'esercitare i i diritti, le, 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 le opportunità politiche e civiche, L'Europa offre erano, sono veramente la vera alternativa alla loro proposta. Quindi non è che attaccassero la persona, poi c'era anche dell'invidia, ma attaccavano l'Europa e attaccavano una certa idea di Europa. Ed è per questo che io spero che la mia scelta eh, non sia una esperienza originale, ma che finisce con la mia esperienza, ma io spero di aver aperto una breccia e di essere stato un esempio per tanti altri che seguiranno. Dico esempio perché non sono il primo a essere eletto in un altro paese, però il punto che ha colpito sia in Italia che in Francia, in Italia con la campagna violenta, in Francia con l'interesse che ha accompagnato la mia campagna elettorale, era che io sono stato parlamentare in un paese, ho fatto 12 anni al Parlamento, sono stato membro di un governo in un paese. E poi ho fatto una proposta, ho elaborato una proposta politica, ho contribuito a elaborare una proposta politica e a presentare una lista, a candidarmi in un altro paese. E poi ho fatto, ho fatto, sono entrato nel governo di un altro paese, è questo che fa la differenza, perché a volte sento anche delle mie amiche e amici ah Ma anche anch'io sono stata eletta in Belgio, in Svezia. Ma la differenza è che nel mio caso, ed è, è, è di qui che poi è scaturita la reazione pro e contro. Il mio caso era veramente l'idea della transnazionalità, cioè c'è stata un'esperienza politica in un paese, ora la faccio in un altro paese perché è lo stesso spazio politico europeo e devo portare avanti quel progetto europeo e, e che vale nella stessa maniera in tutti gli stati dell'Unione Europea. Questo è. L'altra cosa che diciamo è stata, deve farci riflettere questo come italiani. È che questi scambi a livello di soprattutto gabinetti, eh, governi, gabinetti del primo ministro tra Francia e Germania sono il quotidiano. Cioè c'è sempre stato a Matignon, in quel ruolo che era mio, un tedesco. E per la prima volta si era deciso a Parigi di darla a un italiano quel incarico, e non a un tedesco. E a Roma, anziché essere contenti, anziché dire: beh, bene. Finalmente c'è un'apertura all'Italia. Hanno fatto campagna contro di me. Ecco per dire: gli italiani sono sempre quelli che si lamentano quando francesi e i tedeschi fanno cose tra loro. Poi, quando invece viene offerta l'italiano, eh, ti accusano di tradimento della patria e gli, eh, chiedono di toglierti la nazionalità. Una bestialità, ovviamente, sia giuridica che politica, però che la dice lunga anche sul modo in cui, eh, in cui nel nostro paese, in questo momento, spero che adesso questo, questa fase Draghi ci aiuti, però ehm, il fatto di mettere sullo suo piano un paese partner europeo e paesi terzi, eh, il fatto di considerare una potenza straniera la Germania o la Francia, così come può essere la Cina o, o la Russia o il Brasile, secondo me la dice lunga sulla regressione nazionalista dell'Italia. Cioè ci sono stati c'è stato, stato sono stati dei rapporti. Cioè io lo, lo voglio dire questo perché mi ha veramente sorpreso. Questo rapporto del COPASIR, del Comitato per la sicurezza e eh, sorveglianza sui servizi del Parlamento, bicamerale del Parlamento italiano, che sugli, per quanto riguarda gli investimenti esteri in Italia ha messo sullo suo piano gli investimenti e la presenza economica cinese e la presenza economica francese. Io la trovo una cosa demenziale, la trovo una cosa demenziale e la trovo una cosa anche molto pericolosa, perché vuol dire che c'è una forte regressione. Chiaro che c'è anche una concorrenza tra noi e gli altri Stati membri, ma non si può mettere sullo stesso piano il partenariato economico e gli investimenti di un paese amico, alleato nell'Unione Europea, nella NATO come la Francia, e, e, e gli investimenti predatori che spesso fanno trasferimento tecnologico come quelli cinesi. Ecco, voi capite, questo è il, 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 era il momento in cui eh, io ho deciso, assieme a Macron, di fare questa scelta, quindi ci aspettavamo che sollevasse dibattito, non pensavamo che si avrebbe dato luogo a quattro campagne di questo genere, ma non mi sono pentito, anzi sono molto convinto e più passa il tempo e ogni giorno che passa qui al Parlamento europeo sono convinto di aver fatto... La scelta giusta. Lo ripeto, spero che nel 2024 avremo delle vere liste transnazionali e spero di aver aperto una via per tante donne e uomini che vogliono fare veramente politica europea. E speriamo che la conferenza sul futuro dell'Europa aiuti a incanalare ancora di più questi questi principi, queste, questa voglia di ragionare in maniera transnazionale perché è la maniera più efficace d'altronde. E venendo nel, nel merito di, uh, di quelle che sono le attività uh, svolte al Parlamento europeo uh, in particolare quella di uh, membro della Commissione Mercato Interno e uh, Protezione dei Consumatori. Eh, vorrei soffermarmi sulla questione della, della regolazione delle piattaforme online. Eh, uno dei motti della campagna di Renaissance era l'Europe qui protegge. Ora, ehm, una regolazione, e eh, cioè quindi un'Europa che protegge, una regolazione eh, delle piattaforme online, vuoi che sia per la questione dei contenuti di odio. E la repressione quindi dei contenuti d'odio online, eh, vuoi che sia per la veridicità delle informazioni o eh, comunque per questioni collegate, eh, apre diciamo un dibattito su eh, quello che è mh, un rapporto diciamo tra eh, la protezione e la libertà di pubblicazione. In, in Francia molti. Contestano molti, diciamo, esponenti più che altro dell'area liberale, oserei dire, contestano la eh, surregolamentazione francese che la vedono come il cosiddetto età nunu, cioè uno stato balia che eh, voglia, eh, che ritenga eh, gli utenti o comunque i consumatori non in grado di eh, gestire. Eh, di proprio oppure di essere in grado di valutare se un argomento è eh, giusto o, o sbagliato in termini di fatti e quindi un, un fact-checking e quindi in tal senso quanto il lavoro che state facendo voi al Parlamento europeo eh, può essere eh, utile. Eh, e quanto pensi che fin dove eh, debba spingerci, spingersi però una regolazione eh, sulle piattaforme online senza andare troppo a impattare sulla, sulla libertà di espressione? Sì, è un tema importantissimo, è vero che noi avevamo posto un, un duplice obiettivo nella nostra lista Renaissance eh, dalla, da una parte mh, è un'Europa un che dia più protezioni agli europei in un mondo che è sempre meno organizzato e sempre più basato sui rapporti di forza. E in questo, diciamo, mondo basato più sui rapporti di forza, eh, certamente l'Europa deve darsi più mezzi per proteggere i propri interessi e i propri valori. Eh, Dall'altra, anche quello di ritrovare una sovranità eh, a un livello diverso da quello nazionale. Eh, il tema dell'Europa sovrana, cioè di ritrovare una capacità di intervento, di controllo, di gestione vera, Nell'interesse comune a un livello diverso da quello stato nazionale è un tema che diventa assolutamente eh, importantissimo quando si parla di digitale, perché il digitale è uno dei settori in cui è più evidente la necessità di darci de dei poteri di, di sovrani di governo a livello europeo. Questo è il senso delle proposte che noi sosteniamo, il pacchetto che mira a eh, regolamentare. Internet e tutta la, la sfida della questione digitale, e certo, io credo che solo a livello europeo noi possiamo avere la capacità e i mezzi per riuscire a farlo. Gli stati nazionali sono troppo limitati come terreno d'azione e anche come impatto economico per avere la possibilità oggi di imporsi su dei giganti digitali che hanno dei bilanci spesso molto più importanti dei bilanci di vari stati eh, di, di, di vari stati um, e quindi c'è ed è, è, è evidente che ci sono delle eh, necessità di interventi su vari aspetti delle nostre attività digitali. Anzitutto e questo diciamo è un principio che fa un po' l'unanimità adesso bisogna oltre a averlo enunciato bisogna applicarlo bisogna fare in modo che eh, tutto quello che è illegale offline, cioè nella nostra vita reale, eh, vita, vita fisica, sia anche illegale online, cioè nella nostra vita digitale. Quindi non ci possono essere delle zone di non diritto, eh, di non legge, eh, zone franche nel momento in cui si passa dall'attività fisica all'attività digitale. E da questo punto di vista occorre dare molte più garanzie ai consumatori, all'informazione dei consumatori, alla protezione dei consumatori, alla lotta contro la contraffazione, a una migliore regolamentazione del commercio, eh, a una maggiore responsabilità delle piattaforme. Da questo punto di vista, nel momento in cui noi andiamo su una piattaforma abbiamo bisogno di sapere che quella ha verificato chi vende i propri prodotti, chi ci vende i propri prodotti su quella piattaforma. Cioè è tutto un tema, un, un, una necessità, diciamo, di garantire la legalità, che vuol dire quindi garantirci anche adeguate eh, informazioni, sicurezze, protezioni per quanto riguarda il lavoro delle piattaforme digitali che è cresciuto in maniera esponenziale durante la crisi del COVID-19. perché Uh, i, il, 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 il fatturato dei, dei, dei cosetti Gafam, insomma, di Google, Amazon, Facebook, sono aumentati tra il 35 e il 45% durante la crisi Covid, perché tutto è stato fatto in materia digitale. E poi c'è l'altro aspetto, l'altro aspetto che è quello, e quindi bisogna responsabilizzare le piattaforme, bisogna responsabilizzarle anche sull'altro aspetto, che è quello che io chiamo zona grigia, e la zona grigia è tutto quello che riguarda eh, la disinformazione, che riguarda le fake news, che riguarda i discorsi di odio, che riguarda le molestie digitali eh, e, e che riguarda i discorsi di violenza e razzismo. Cioè tutto quello che è, non è illegale o non è illegale dappertutto nell'Unione Europea, ma che però può fortemente danneggiare o un, i singoli, oppure un processo elettorale, eh, la buona tenuta di elezioni, un processo democratico, perché sappiamo benissimo che le ultime elezioni, il referendum costituzionale in Italia, il referendum sulla Brexit nel Regno Unito, le elezioni presidenziali francesi nel 2017, le elezioni americane nel 2016-2020, sono state oggetto anche di tentativi di manipolazione attraverso trolls. Sono state le forti interferenze russe durante la COVID-19, è stata una tremenda propaganda cinese, eh, ovviamente gestita direttamente o indirettamente dal, 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 dall'autorità ufficiali cinesi o eh, russe. Eh, stato, sono state delle forti interferenze del Venezuela rispetto ad alcuni movimenti populisti in Italia e in Spagna. Insomma, c'è un'esigenza di regolare anche questa zona grigia. Questo è l'aspetto più difficile. Più difficile perché da una parte occorre garantire eh, eh, diciamo un principio liberale fondamentale che è la libertà di espressione e la libertà di opinione. Dall'altra, bisogna evitare però che eh, delle. Eh, dei tentativi di manipolazione di un processo elettorale, dei tentativi di disinformazione, dei tentativi di introdurre delle fake news, delle falsità, eh, rischi di avere un impatto molto negativo sulla democrazia, sulla società, grazie, grazie al fatto che il modo in cui funzionano gli algoritmi ingigantisce enormemente e aumenta enormemente la viralità soprattutto di eh, quelle che sono fake news o disinformazione. Allora bisogna lavorare con le piattaforme, bisogna lavorare sulla moderazione, bisogna responsabilizzare le piattaforme dal punto di vista della moderazione, bisogna avere trasparenza sugli algoritmi. Bisogna avere trasparenza sugli algoritmi e bisogna mantenere bassa la, la viralità, cioè la possibilità di diffondersi di quelle, diciamo, iniziative Incitamento all'odio, incitamento alla violenza eh, e, o eh, diciamo eh, di eh, affermazioni che sono palesemente false o palesemente volte a influenzare un progetto democratico. Non vuol dire censurare, ma vuol dire ad esempio chiedere alle piattaforme: Mantenete basta la, la veralità, perché oggi non è basta? Perché. Eh, il, diciamo le fake news della disinformazione attraverso i like, attraverso la veralità sono delle fonti principali di entrate dal punto di vista pubblicitario ad esempio per le piattaforme per le piattaforme informatiche cioè, bisogna lavorare su questo e questo diciamo sono alcuni, solo alcuni degli aspetti eh, del pacchetto di eh, digitale su cui stiamo lavorando a livello europeo che riguarda una, nuove regole per i servizi digitali, nuove regole per il mercato digitale un piano d'azione per la democrazia su, uh, online, eh, e dei, una valutazione, un approccio di, ai diversi rischi dell'intelligenza artificiale, eh, un nuovo governo dei dati non personali, perché da una parte dobbiamo sviluppare un mercato dei dati, un'economia dei dati ovviamente non personali, dall'altra anche diciamo, un, la costruzione di un'economia un dei dati non personali, che è fondamentale per un cloud europeo, per un'industria digitale europea veramente autonoma. Ha bisogno di certi parametri, di certe regole. Quindi è un lavoro enorme, probabilmente il lavoro assieme al Green Deal alla transizione ecologica più importante di questa legislatura, ed è credo un'occasione unica, anche se molto complicata, per gli europei di proporre al resto del mondo un nuovo modello di convivenza digitale. A proposito di modelli, ehm... Fin dalla felice cavalcata del 2017, Macron si è imposto di fatto come un leader del liberalismo europeo e come riferimento finalmente vincente, che allo stesso tempo conteneva un, una proposta politica sostanziale, che è appunto è riconoscibile e definibile come l'IBDEM. Renew Europe. Come, come esperienza è diventato un po' un paradigma cui spesso si è ci si è richiamati, anche proprio nell'area, diciamo, appunto per brevità liberal democratica in Italia, eppure non sembra ancora, come dire, portata di mano un unico soggetto, eh, LibDem o una neanche una federazione l'Ib Dem. Quali, quali sono i principali ostacoli? Come possono essere superati? Quali sono le principali prospettive da questo punto di vista? Qual è un po' lo stato dell'arte, per così dire? Risposta che ci auguriamo, come dire, anche la più schietta possibile. Ma innanzitutto eh, cominciamo a ricordare che cos'è Renew e come è, com è nata questa esperienza. Come sta andando questa esperienza? Io l'ho vista nascere perché sono sempre stato a fianco di eh, Emmanuel Macron e di Omar nel momento in cui abbiamo pensato eh, di eh, cominciare a, fare, eh, a superare un po' le linee, di, della, eh, politiche, le, le linee di, della divisione politica eh, tradizionaria al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo che fino al 2019 era sempre stato basato su una, un accordo di grande coalizione tra popolari e socialisti a cui a volte partecipava e sempre con un ruolo subordinato eh, l'allora gruppo dell'Alde, dell'Alleanza dei Liberali e Democratici per l'Europa. Noi siamo partiti dalla considerazione che innanzitutto c'è bisogno non solo di nuove politiche in Europa ma di nuova politica e di nuovi movimenti politici europei. E da questo punto di vista abbiamo proposto Renew, cioè abbiamo proposto un'alleanza tra forze diverse che avevano anche esperienze diverse, ma eh, che eh, condividevano un progetto eh, di cambiamento, di rinnovamento europeo. Quindi eh, la, il primo ingrediente è accordarsi su, sulla politica, accordarsi su un programma, su un progetto politico di cambiamento. E la, la, il gruppo Renew è nato attorno a delle battaglie che in realtà in parte, sulle quali in parte abbiamo già ottenuto dei risultati importanti il tema dello Stato di diritto e i diritti fondamentali, cioè di collocare il rispetto dello Stato di diritto al centro dell'iniziativa politica del nostro gruppo dell'Europa, l'avvio di, di un nuovo Green Deal, di un, di un, di un New Deal verde, eh, il, tema, eh, della, il tema appunto della, di un nuovo, una nuova politica del digitale, sono le, cose, le due cose di cui stiamo, stavamo parlando, e anche il tema che è più politico-istituzionale della... Della, della riforma, di, 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 del, del, del modo in cui le istituzioni funzionano, diritto di iniziativa del Parlamento europeo, vere liste transnazionali, veri movimenti poi transnazionali, la conferenza per il futuro dell'Europa, che voi sapete è un'idea di Macron in quella lettera del 4 marzo 2019, lettera eh, rivolta a tutti gli europei sulla quale si è eh, poi basata la nostra lista. Quindi innanzitutto abbiamo lavorato su un progetto, un progetto per l'Europa. Europa Verde, Europa digitale, Stato di diritto, eh, una vera politica industriale europea, un piano di investimenti. E, e da questo punto di vista, poi abbiamo, abbiamo chiesto, abbiamo lavorato per eh, mettere assieme forti anche di bestra loro, che però eh, condividevano questo progetto. Renew, eh, Renew Europe è un'alleanza, un'alleanza che sta funzionando. Non è sempre facile eh, nel quotidiano gestire queste alleanze richiede uno sforzo, richiede lo sforzo di capire le ragioni dell'altro prima di imporre le proprie, come sempre nelle buone alleanze, soprattutto europee, però Renew è dopo tutto oggi un'alleanza di due partiti europei e di, eh, due, eh, due, di alcuni partiti nazionali, perché da una parte c'è la tradizione liberale, l'alleanza dei liberali democratici per l'Europa, cioè l'Alde, è uno dei pilastri di Renew, poi c'è il Partito Democratico Europeo, quello che, fu, che è, diciamo, oggi eh, vedi in François Bayrou, il suo leader, che fu promosso all'epoca da Prodi nel 2004, che è un partito più centrale, centrista, democratico, democratico, progressista. Poi c'è Omar, che ancora formalmente non ha un'affiliazione di parte europea, ha aderito poi Italia Viva e Rumeni di Plus. Ma eh, ancora prima dobbiamo pensare che, dopo tutto, noi Rignou lo abbiamo eh, già proposto attraverso la nostra lista Renaissance, perché anche la lista Renaissance, in cui sono stato eletto io, e in cui sono stato eletto io come, diciamo, eh, en marche, è una lista che è composta da diversi partiti politici, da En Marche, dal Movimento Democratico di Beirut, da Agir, che insomma, è la destra, un partito di centro-destra pro-europeo in Francia, da personalità ecologiste, abbiamo l'ex segretario dei Verdi francesi, Pascal Durand, abbiamo un ex deputato e ministro eh, verde eh, nel governo Hollande, eh, che è Pascal Canfin, abbiamo delle personalità della società civile, eh, Catherine Chabot è una nota velista che ha fatto il giro del mondo in vela, Bernard Guetta è un noto commentatore, cosa voglio dire? Vuol dire che già nella nostra renaissance siamo riusciti a, a superare le linee di visione. C'è gente che viene dal centro-sinistra, c'è gente che viene dal centro-destra, c'è gente che viene dall'ecologia, c'è gente che viene dalla statica civile. Siamo riusciti a federare persone diverse attraverso un, un progetto politico molto importante. Poi certo la personalità di Emmanuel Macron ha, ha aiutato moltissimo, soprattutto per la lista renaissance, ma anche per diciamo, ispirare spingere la costruzione di Renew Europe. Io, però, sono convinto che un'operazione simile sia replicabile in Italia e sono convinto che un'operazione simile sia urgente in Italia, oltre che essere necessaria, e sia possibile. E sia possibile perché l'Italia non è eh, separata dal resto del mondo e c'è un vento che spira in questa direzione, che ha portato al grande exploit di Macron nel 2017, però ha portato anche in Romania. Emergere dal Plus di Sanciolo, che è il presidente del nostro gruppo, ha portato una grande vittoria di Renew Europe in, nei Paesi Bassi. Dove i due partiti olandesi che fanno parte del nostro gruppo, i D66 diciamo, liberali stile radicali alla pannella e il VVD, liberali, più diciamo tradizionali, e di Mark Rutte sono insieme nel nostro gruppo sono erano insieme al governo e rappresentano più del 40% cioè c'è veramente c'è veramente un grande spazio per una proposta riformatrice liberale democratica e molto europeista federalista europea e c'è anche anche in Italia e secondo me gli eh, ingredienti sono gli stessi avere un programma un progetto di riforma dell'italia molto chiaro che oggi già ha parte Vantaggiato perché l'agenda Draghi è già, secondo me, parte di un programma eh liberal democratico europeista e lo Stato di diritto, la giustizia, la lotta contro il moro burocratico, le pari opportunità alla partenza, la politica del merito: non è vero che la politica del merito è di destra, la politica del merito è giusta, è liberale e vuol dire dare all'inizio a tutti pari opportunità, però poi anche valorizzare. Chi, ha, chi, ha, eh, chi merita di più che sia il piccolo imprenditore che sia lo studente, che sia il ricercatore e, e questi sono tutti aspetti, aspetti fondamentali io credo che oggi attorno a questo sia assolutamente possibile eh, federare eh, federare delle, mh, eh, le, le, le forze le che più o meno si collocano in questa in, questa, in quest io penso che eh, non ci siano ne, non c'è nessuna rag, buona ragione per impedire a più Europa, Italia Viva, eh, Azione, il movimento di Bentivogli, eh, alcuni eh, liberali che sono in Forza Italia, eh, al, a, a tanti che si sono astenuti, tanti giovani che non trovano una, una proposta politica che li soddisfa, tanti italiani di varie generazioni che non votano più perché non si ritrovano più in questo contesto. Un contesto in cui non c'è più centrodestra e centrosinistra, c'è una sinistra che diciamo, si sta riorganizzando in maniera socialista-populista socialista, socialista -populista, attorno a PD e 5 Stelle. C'è una destra, un'estrema destra di fronte, una faccia di governo, Salvini, una faccia di opposizione, eh, Meloni, ma non c'è più il centrodestra perché la parte centrista-liberale del centrodestra è tutto irrilevante, sono ben rappresentati nel governo Draghi e per questo dico che l'agenda Draghi può darci una forte spinta. E quindi diciamo c'è uno spazio centrale da occupare e, eh, è vero, non c'è in Italia Emmanuel Macron, ma non abbiamo neppure il sistema di elezione diretta del Presidente della Repubblica, e, e, e credo anche che il tema di chi sia il leader in questa fase non sia così urgente. In questa fase è urgente cominciare ad aggregarci, cominciare a federarci, cominciare a delineare un'agenda di cambiamento per l'Italia. Eh, di alcuni punti come quelli che ho, che ho sottolineato, eh, che ho ricordato, io credo che questa sia una prospettiva molto importante e che oggi, eh, grazie al, al contesto creato da Mario Draghi, sia possibile e credo che sia il momento che valga la pena di spenderci per realizzarla. In estrema sintesi, le principali resistenze rispetto a questo vengono da personalismi, vengono da resistenze dei leader... Il motivo per cui per così dire non si è ancora fatto, nonostante i partiti che sono stati citati, io tra l'altro faccio parte di più Europa, eh, esistono da ormai da diversi anni. Eh, nel caso per esempio di più Europa, dal, dal 2018 come lista, quantomeno eh, calenda ha un ruolo da tanto tempo. Ovviamente, Renzi allo stesso con la nascita di Italia Viva, che, come, con le dinamiche che ricordiamo. Eh, Qual è il, il principale ostacolo? È, non c'è un Macron, ma il principale ostacolo è che, non essendoci come dire, un leader che svetta e dietro al quale ci si può riconoscere, ci sono leader di partiti minori che curano un po' troppo il loro orticello? Beh, al momento è evidente che la, la, la causa principale siano i personalismi, poi più da parte di alcuni che di altri. Matteo Renti sa benissimo che in questa fase non, non, vuole, non vuole essere il numero uno, sa benissimo che questo non è il momento, non è il suo momento, lo è stato prima, può darsi che lo sarà in futuro, però ad esempio è velleitario pensare di costruire quest'area cominciando con i veti, dicendo no tu no, no Matteo Renti no, no Italia Viva no, questo diciamo, secondo me è stato fatto un passo falso. Ma oggi l'unica ragione è la questione dei personalismi, e la questione delle strutture per questo che dico ma lo dice anche Emma Bonino parlando di più Europa cominciamo con una federazione che se cominciamo a parlare del partito unico subito e non, non riusciamo a partire ma cominciamo a parlare di una federazione in cui le diverse, le diverse diciamo i diversi gruppi le diverse diciamo um, strutture esistenti cominciano a lavorare insieme sulla politica e su un programma di cambiamento finora se non c'è stato è per i personalismi e perché appunto non c'è nessuno Emmanuel Macron, ma sono tanti che pensano che dovrebbero essere eh, loro i, i, i leader. Ma in questa fase non c'è bisogno di, eh, di identificare i leader, anche perché, ma qui vado, vado, vado oltre, vado nella, tra la speranza e la fantasia politica. Il leader ideale di questo schieramento oggi si chiama Mario Draghi. Che ci sta ascoltando peraltro, quindi che ci ascolterà peraltro, quindi speriamo <ride> sia ideale... ricettivo l'appello. Il leader ideale si chiamerebbe Mario Draghi. Intanto, infatti, questa, queste sforze devono essere le migliori alleati alleate di Mario Draghi, eh, perché come vediamo tra eh, litiga... litigi sulle orarie di chiusura, felpe, processi, eccetera, mi sembra che le varie forze politiche non rendono la vita così facile a Mario Draghi, se devo guardare al PD o devo guardare alla Lega, no? Allora già un primo ruolo importante eh, che queste forze dovrebbero avere è quello di essere solidamente a sostegno del governo Draghi e dell'agenda Draghi. E intanto lavorare su un progetto, lavorare anche su delle proposte comuni, laddove possibile, le amministrative. Ad esempio, il fatto che a Roma mi sembra che Tia Italia via più Europa sostengano convintamente eh, azione calenda, al di là del carattere impossibile del personaggio, mi sembra politicamente una scelta intelligente. Eh, mi sembra politicamente scelto intelligente eh, e in altri ecco quello che voglio dire è che già abbiamo oggi della possibilità senza dover decidere chi è il portavoce il frontrunner, lo speaker o la speaker e di aggregarlo per rispondere alla tua domanda di nuovo come ho fatto all'inizio di questa risposta per, finora sono stati eh, i personalismi e anche il fatto che ci sia un tentativo in Italia di voler ragionare mh, rispetto con schemi che sono finiti. E c'è un tentativo, una, un riflesso pavroviano della stampa, eccetera, a continuare a parlare centrodestra, destra centro-sinistra. Quando cioè, si parla di un mondo che non c'è più, perché non c'è più centro-destra, però si cerca di rilanciare la cosa in questo modo e questa è un'altra battaglia che dobbiamo fare. Perfetto. Grazie mille, a Sandro Gozzi. Vedremo. Quelle che saranno quel, quel che ci riserverà, la come dire, creativa, eh, talvolta litigiosa eh, casa liberale. Vedremo naturalmente quelle che saranno le sorti. Anche del presidente del consiglio, anche magari in relazione al Pirinale eh, o, o ai suoi impegni eh, più prettamente politici rispetto alla, alla presidenza tecnica. È stato un piacere. Eh, grazie, Umberto. E noi ci vediamo la prossima volta. Grazie, grazie a voi, grazie, Dan.